intanto volevo molto ringraziare il Circolo Colli per questa opportunità, insomma intanto perché è molto importante confrontarsi, poi come sempre insomma la discussione in questo circolo è particolarmente ricca di spunti, di persone che contribuiscono anche insomma sempre di altissimo profilo, per cui è anche molto diciamo utile a noi per calibrare il lavoro che dobbiamo fare. Sui temi posti ci tengo insomma a esprimere, prima anch'io voglio unire alla solidarietà a Taddei, ho avuto modo di farla anche pubblicamente quando insomma inizia un certo tipo di discussione, l'ho rifatta anche quando è uscita la notizia diciamo delle minacce a cui era stato sottoposto, l'abbiamo fatta come insieme dei parlamentari, credo sia anche molto positivo se da questa assemblea è che diciamo una presa di posizione unanime in questa direzione. Per il resto insomma la discussione, come è giusto, si è allargata a diversi temi e io vi dico come li vedo. Il primo punto riguarda la fase che stiamo vivendo. Ora, sostanzialmente noi siamo nella crisi più grave che questo paese e anche l'Europa vivono da molti anni a questa parte, e come Partito Democratico abbiamo sulle spalle la responsabilità molto grande di portare l'Italia fuori da questa crisi e di rispondere alla disperazione che tanti cittadini italiani stanno vivendo in questo momento. Questa responsabilità ci viene dal consenso che gli italiani ci hanno dato alle elezioni europee. A me non piace molto questo termine di partito della nazione che è stato utilizzato, non mi piace perché per me in democrazia tutti i partiti sono partiti della nazione, però è vero che fondamentalmente la nazione italiana si è affidata a noi, anche perché obiettivamente le altre alternative non erano di governo, ma anche perché Renzi ha saputo costruire un dialogo con settori importanti della società italiana, dare quell'idea di dinamismo, di cambiamento che è stato ricordato anche qui, e poi perché rispetto anche ad altri paesi europei che hanno avuto non a caso nelle elezioni europee risultati differenti, il Partito Democratico ha saputo apparire un soggetto credibile per rispondere ai problemi degli italiani, anche per l'unità interna che abbiamo saputo dimostrare nell'appuntamento alle elezioni europee, perché nel voto al PD alle europee ci sono tante cose, da quelli appunto che non avevano mai votato PD e l'hanno votato perché c'è Renzi, a quelli che magari non erano convintissimi di Renzi ma hanno comunque votato PD perché vedevano un gruppo dirigente articolato, riconoscevano appunto nel PD un ruolo molto importante per la fase di crisi che vive il paese. Ora, adesso noi questa responsabilità la dobbiamo esercitare fino in fondo. E come la dobbiamo esercitare? Appunto, l'hanno detto un po' tutti, insomma, costruendo un grande progetto di cambiamento del paese che ci porti fuori dalla crisi e affronti anche quei ritardi e quelle storture che caratterizzano non da oggi l'Italia, anche nel paragone di altri paesi europei. Ma questo ovviamente significa vari campi di lavoro, no? Indubbiamente il primo è una riforma molto forte di quello che è l'Unione Europea e anche una svolta nelle politiche dell'Unione Europea. Sabatelli, il governo italiano, la sta provando a fare. Questo ovviamente è un tema molto rilevante, per ora abbiamo avuto un po' più di spazio di indebitamento anche per finanziare la spesa pubblica, ma insomma strutturalmente le politiche dell'Unione Europea restano quelle che erano. Anzi, a dire la verità, dopo le elezioni europee, mentre in Italia abbiamo vinto noi, a livello europeo l'asse si è spostato ulteriormente a destra, insomma, e c'è una capacità, come è stato citato Juncker, c'è una capacità della Merkel di guidare i processi in Europa molto, molto preoccupante, insomma, ecco. Perché è chiaro che se le politiche europee continuano così, davvero insomma i rischi di deriva per il continente sono assolutamente drammatici. Quindi il primo punto è una battaglia per cambiare le politiche appunto a livello europeo. Poi ci sono le politiche a livello nazionale, che anche qui hanno aspetti diversi, no? Un punto è come promuoviamo lo sviluppo. Ma qui un tema è stato posto anche nell'ultimo intervento e secondo me ci dobbiamo riflettere, cioè in una fase di crisi come questa un tema di spesa pubblica c'è. Per esempio un piano di intervento di manutenzione del territorio, che qui è stato ricordato, è anche una leva di sviluppo. Ovviamente lo fai in un contesto di risorse molto limitate e lo fai appunto, secondo me, prima di tutto se si costruisce una nuova condizione a livello europeo, per esempio se si svincolano dal patto di stabilità questo tipo di investimenti. Indubbiamente questo è un terreno assolutamente di riflessione e secondo me che ci dobbiamo porre. Poi ci sono le politiche appunto per
redistribuire il reddito e per favorire l'occupazione e le assunzioni da parte delle imprese. Io devo dire che è vero che gli 80 euro hanno riguardato un settore seppure ampio del lavoro dipendente, per esempio non hanno riguardato i pensionati che vivono una condizione di reddito particolarmente grave in molti casi, che peraltro svolgono oggi un ruolo sociale di sostegno a altre generazioni, diciamo. Però è anche vero che quella degli 80 euro è una delle più grandi redistribuzioni del reddito che si fa dagli anni 70 ad oggi. E un'azione di redistribuzione del reddito nel senso di una maggiore giustizia sociale è una condizione anche di promuovere lo sviluppo. Nello stesso modo, azioni fiscali a favore delle imprese che assumono e con le caratteristiche che sono state dette, secondo me sono azioni giuste, insomma, che vanno appunto nella direzione di rilanciare lo sviluppo e la crescita del paese. Poi c'è un insieme di altre riforme che non attengono all'economia, ma che sono fondamentali anche per il sostegno all'economia e per il paese. La riforma della giustizia civile, qui è stata citata, è un tema serissimo, perché uno dei gap competitivi che ha l'Italia è proprio questo, cioè che i tempi della giustizia civile sono assolutamente imparagonabili rispetto ad altri paesi europei. Così come, per esempio, è stata citata anche qui, la riforma della pubblica amministrazione è un tema di grande rilievo. E poi qua si è parlato, no? Le province e così via. Noi adesso abbiamo fatto la riforma del Senato, abbiamo fatto le nuove province, diciamo, città metropolitane elette di secondo grado, e qui ci sarebbe un discorso lungo che a me interessa anche molto, anche rispetto a quello che dobbiamo fare a Bologna, per ragioni di brevità non lo faccio, nel senso che adesso bisogna capire come la città metropolitana, io per esempio penso si dovrebbe porre anche un tema, dandosi anche una tempistica di una sua possibile elezione diretta, di come diventa un'istituzione più forte dell'assetto istituzionale precedente, non più debole, che era poi la ragione per cui la si era pensata, però per brevità mi fermo qua su questo punto. Però certamente adesso abbiamo il grande tema della riforma del titolo quinto, che è un po' di più, diciamo, della semplice riorganizzazione del ruolo delle istituzioni, cioè bisogna vedere come ha funzionato il nuovo titolo quinto, per molti versi non ha funzionato come si pensava, e cioè, bisogna capire come, diciamo, riorganizzare gli assetti istituzionali del paese. Ci sono tantissimi, da questo punto di vista, tantissimi temi, non so, ha senso che esistano le regioni a statuto speciale nell'Italia di oggi? Ha senso che esista la regione Molise e la regione Basilicata nell'Italia di oggi? Ha senso che esistano 8.000 comuni? Quali competenze ha senso che siano esercitate a livello nazionale, quali a livello regionale? Il turismo è il tipico tema, secondo me, che bisogna pensare di riportare anche in una dinamica nazionale, perché alla fine si tratta di promuovere il paese, no? Magari in Cina, di promuovere tutto il paese, no? E così via. Quindi c'è questa riflessione. Sono questi temi di fondo. Su questo poi vengo invece al tema Jobs Act, anche per dirvi esattamente qual è la mia opinione, insomma. E su questi punti, insomma, adesso chi come sottoscritto non ha sostenuto Renzi al congresso, secondo me ha un compito abbastanza chiaro, cioè la sfida di governo del PD è la sfida di tutti noi. Se vince questa sfida di governo, vince il PD e vince il paese. E no, questo, secondo me tutto il PD deve essere pienamente impegnato in questa sfida. Questo non vuol dire non organizzarsi per far sentire una voce, ecco, e per, diciamo, indirizzare più a sinistra, per intenderci, l'azione politica del governo in modo costruttivo, perché le cose funzionino. Ma tra l'altro sono anche per questo ho accettato di entrare in una segreteria unitaria, se no avessi dato un'altra lettura non avrei fatto questa scelta, sapendo che la sfida del governo Renzi e del PD guidato da Renzi è la sfida di tutti noi, ma anche con la capacità appunto di svolgere un ruolo e anche di tenere nel partito forze che se no secondo me rischiamo di perdere. E adesso diceva Vittorio, no, delle divisioni che ci sono anche in chi ha fatto altre scelte congressuali rispetto a quella che è risultata vincente. Però insomma adesso io penso che noi abbiamo tutte le condizioni di fare a gennaio e febbraio un grande appuntamento nazionale dove tutte queste forze si ritrovano e in modo costruttivo ragionano su come contribuire alla vita del Partito Democratico. E sul Jobs Act io lo divido in due aspetti, insomma. C'è un tema che, come dice molto giustamente Umberto Mazzone, cioè è vero che non bisogna avere approcci ideologici, però è anche vero che c'è un tema di che lettura si dà del paese, di che modello di società pensiamo per questo paese, e anche di qual è l'indirizzo strategico alle politiche che mettiamo in campo. Ora, nell'idea di società che ho io, insomma, il lavoro è assolutamente al centro e il diritto e la dignità del lavoro è un valore in sé.
valore, il lavoro non è solo un valore perché uno così ci prende lo stipendio, appunto il modo in cui anche è costruito il rapporto del lavoro e il ruolo del lavoro nel paese attiene a un'idea di società, è molto importante per le persone. E l'altro concetto però è questo, insomma, di fondo, cioè se c'è una riforma complessiva che alla fine allarga i diritti di tutti è un discorso, ma abbiamo visto negli ultimi 20 anni che si sono tolti i diritti a chi già li aveva, non è che a seguito di questo i giovani hanno avuto più diritti o più lavoro, perché nei 20 anni che abbiamo alle spalle ci hanno detto questo, cioè che in una fase di, in più in una fase di crisi togliere diritti non c'è scritto da nessuna parte che poi crei più opportunità per qualcun altro. Quindi io penso che quando si mette mano ai diritti del lavoro come sono ora, in una fase come questa, bisogna essere estremamente prudenti. Ora, il governo, la maggioranza anche del PD, perché in direzione io non ho votato a favore del documento, diciamo, sul Jobs Act, no? Ha scelto di andare in questa direzione. Nella filosofia che dicevo prima, noi conduciamo un'azione politica per migliorare al massimo il provvedimento e per cercare di metterlo in sintonia con alcune priorità che sono quelle che ho provato a dire. Nel dibattito si dice riconosciamo il valore dell'impresa, ecco, adesso io dicevo scherzando che in questa terra lo riconosciamo fin da ceti medi Emilia Rossa di Togliatti il valore dell'impresa, però penso che Poletti il testo lo conosca perché essendo iniziato come funzionario del PC di Imola, penso che la riflessione ce l'abbia presente. Quindi cioè il punto non è che qualcuno mi deve spiegare a chi pone certi temi che qual è il valore dell'impresa, ci mancherebbe, lo sappiamo benissimo. Casomai, se una riflessione su cos'è l'impresa italiana, bisogna farla, perché una cosa è la piccola e media impresa, una cosa è la debolezza della grande impresa in Italia, qui c'è tutto il tema delle politiche industriali che tu sollevavi, un'altra cosa è il capitalismo finanziario. Adesso devo dire che una cosa per esempio molto buona per me che ha fatto questo governo sono tutti provvedimenti sull'autoriciclaggio, che sono provvedimenti, secondo me, abbiamo finito di approvare alla Camera, molto efficaci anche a promuovere un rientro di capitali, però non in una logica di scudo fiscale, anzi in una logica di effettiva, diciamo, perseguibilità, diciamo, che a un certo punto diventerà penale, in tempi brevi, insomma, di contesti di evasione fiscale particolarmente gravi, insomma, come quelli appunto legati all'autoriciclaggio. E l'altro punto che dico è che il rapporto si costruisce con i lavoratori che vanno in piazza, che sono tanti, non solo col sindacato, che pure un interlocutore importante, poi i suoi temi di rinnovamento, il sindacato, ma una legge di rappresentanza farebbe molto bene alle organizzazioni sindacali italiane, ma questo è un altro discorso, ma cioè, quelli che sono andati a Piazza San Giovanni, tantissimi erano elettori del PD, quelle sono persone che tanto meritano rispetto quando scioperano, come ho avuto modo di dichiarare, perché perdono un giorno di lavoro, è una battaglia in cui credono, ma a parte questo sono interlocutori fondamentali. Se lo sciopero generale verrà mantenuto, quelli che faranno lo sciopero generale sono interlocutori preziosissimi per il PD, mica vuol dire che qualunque cosa venga chiesta in quello sciopero noi la dobbiamo accogliere, perché dobbiamo rispettare quelle mobilitazioni, costruire un rapporto, secondo me è assolutamente fondamentale. Invece poi se da questo discorso si passa al merito del Jobs Act, io penso questo, insomma, penso che la mediazione di Amiano abbia fatto già parecchi passi avanti e che parecchi punti li abbia risolti. Proviamo a portare ancora avanti l'azione parlamentare, quindi se riusciamo ad andare oltre anche il lavoro che è riuscito a fare Damiano, con riusciamo intendo la parte più di sinistra del PD, secondo me facciamo bene, proviamo ad andare ancora oltre, ma su un lavoro che è già stato impostato, dove una serie di temi sono stati, diciamo, realizzati. Ora, qui si è parlato, l'ultima cosa che voglio dire su questo punto, è tratto a tutte le crescenti, no? Il punto è quando, diciamo, finisce la parte crescente, si va a regime, su che regime si va? Perché un discorso è 3 anni con meno garanzie, perché poi si crea un percorso pian pianino e dopo si stabilizza. Vogliamo dire che sono 5? Il punto è se quando ti stabilizzi hai gli stessi diritti degli altri o ne mantieni meno. E questa è in realtà una contraddizione anche nel modo in cui viene spiegato il contratto a potere crescente anche nel dibattito del PD, che c'è, perché sono due discorsi completamente diversi. Cioè sul contratto a potere crescente siamo tutti d'accordo,
c'è chi dice che quando finisce la fase appunto di crescita delle tutele, quel lavoratore deve avere gli stessi diritti degli altri con cui lavora, e invece c'è un altro modello per cui comunque non si arriva lì, perché appunto per i nuovi assunti una serie di garanzie che chi è già lì ha non ci sono neanche dopo la fase transitoria. Queste ovviamente sono due previsioni diverse, però io invito a non sottovalutare anche il significato politico del dibattito che si è aperto, come diceva appunto molto bene Umberto, e quindi anche questo aspetto c'è. Il merito, sul merito mi pare che obiettivamente un po' di passi avanti si stiano facendo. Infine, l'ultima cosa che vorrei dire è questa, insomma, questo tema che insomma si sta rimergendo anche sui costi, insomma, sulle inchieste, sulla regione, sulla moralità, la serietà, la sovranità della politica, secondo me è un tema rilevantissimo che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Guardate che è la prima condizione della politica per essere credibile nel rapporto col paese, ma poi è proprio un tema di idea della politica e delle istituzioni, che peraltro chi viene da una certa storia ha sempre, diciamo, rappresentato, anzi il primo riferimento, forse prima ancora del riferimento al mondo del lavoro. Io penso, l'ho già detto un'altra volta in questa sede qui, secondo me che noi dobbiamo in questo riscoprire anche veramente il ruolo dei partiti politici, perché quando arriva la magistratura vuol dire che è già tardi. Poi certo il PD si rapporta alle inchieste diversamente dagli altri e probabilmente tanti di quelli su cui adesso ci sono le inchieste in corso dimostreranno che sono tutte spese corrette. No, però diciamo, noi dobbiamo capire come al nostro interno ci mettiamo al sicuro il più possibile da certi tipi di comportamenti. Questo riguarda tutti i partiti, ma insomma, a noi ci deve riguardare, tanto a noi, insomma, parliamo di noi e poi per quello che siamo, per la storia che rappresentiamo, per la parte di società che vogliamo rappresentare. Quindi insomma, io penso che in questo dobbiamo tornare ad avere un partito organizzato, forte, che ha anche la capacità di esercitare questa funzione di controllo che è assolutamente vitale. Per questo l'ho detto anche in altre occasioni, cioè non è che nel PC erano tutti stinchi di santo, ecco, una delle persone è sempre persona, però oltre a una particolare insomma identità comune, ma c'era anche il fatto che se uno prendeva tre volte la macchina blu, alla terza, quando non doveva, c'era un altro che andava lì e diceva guarda che adesso te non la usi più e intanto invece di star qua vai da un'altra parte. E poi alla fine un grande partito deve recuperare anche questa capacità, perché questo terreno qui è molto delicato, e fra l'altro se non c'è la capacità della politica, poi sei nelle mani di un altro potere, che come tutte le realtà, anche lì c'è i buoni e i cattivi, può compiere degli abusi, cioè, il punto è, anche per il rispetto dell'autonomia che spetta all'istituzione e alla politica, come è scritto nella nostra Costituzione, la politica deve avere la capacità in queste situazioni di prevenirle, di gestirle essa stessa, ecco, non di essere nelle mani di nessun altro potere. Poi ovviamente certo che i reati vanno perseguiti, ma adesso è chiaro che sostanzialmente c'è il potere giudiziario che prima di tutto per il limite della politica alla fine è chiamato a intervenire anche su questi aspetti che invece la politica insomma deve autogestire, è un potere mediatico che ha in un cortocircuito che vediamo tutti i giorni, ecco. E quindi questo secondo me è un grande tema secondo me su cui davvero insomma mettersi a riflettere. Grazie tante, poi ci vedremo a commentare le risultati. Grazie Andrea, ci vedremo.